desidero ora mostrarvi l'imperfezione della tesi fideista, in base alla quale Dio si basa su motivi irrazionali, su verità rivelate che possono solo essere oggetto di fede. Infatti il fideismo in teologia indica la posizione di chi sostiene l'impossibilità da parte della ragione di pervenire alla verità senza far ricorso alla rivelazione divina. Io vi sto dimostrando come la fede debba poggiarsi sulla ragione, perché la ragione assoluta è quella dell'unità, dello Spirito Santo dell'unità, che accomuna come una cosa sola la causa e l'effetto. Bene, le tesi fideiste hanno il gravissimo limite, quando poi sono fede in Gesù Cristo, di trascurare un intervento precisissimo fatto da Gesù in relazione alla fede. Infatti, quando Gesù si presentò, egli stesso era nella fede verso la rivelazione di Mosè. In base a essa il sabato dettava legge. Ma Gesù cosa disse? Amici miei, ragionate. Se un asino vi casca in un pozzo di sabato, voi non fate di tutto per salvarlo, perché di sabato non dovete lavorare. Ma guardate che il sabato, ossia la legge di Dio, affidata alla pura fede, deve essere ragionevole, perché è messa a servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio della fede. Per cui, quando il fideismo pone alla base di ogni cosa la fede e non la ragione, in sostanza retrocede nello stesso comportamento criticato da Gesù quando, in virtù di una fede, di sabato non era consentito nemmeno salvare coloro che Gesù salvò di sabato. Ma il fideismo è una verità limitata ai suoi presupposti, la fede nella rivelazione. Ma Dio, io lo sostengo, è l'unità dell'ente assoluto di cui noi facciamo parte come la sua assoluta presenza che si è crocifissa al nostro limite. Quindi noi, seppure solo in parte, siamo anima di Dio. Di conseguenza non possiamo trascurare il giudizio espresso dalla nostra anima in termini di verità, perché se lo facciamo creiamo una discrasia terribile tra il nostro giudizio e la verità rivelata. Noi così siamo portati poi a credere per assunto, ma poi quando dobbiamo agire secondo il nostro giudizio agiamo contro la fede.